Tornati con la seconda parte di TRG Mattini in questo giovedì 30 di luglio. Lo sport in primo piano, il calcio in primo piano, il Perugia. Calcio in primo piano perché per il Grifo il Venezia è nel destino dai playoff del 29 dicembre, le sabbie mobili della bassa classifica. Squadra intanto in ritiro a Mestre. Da ieri la sconfitta dell'andata, lo ricorda proprio il Corriere, costò la panchina Oddo in foto che dopo il ritorno cerca ora la salvezza al Penso. Venerdì sera sono partiti anche Rosi e Giomber che sono squalificati ma sono comunque con la squadra dunque. Intanto in Serie D colpo Foligno, ecco San Severino in foto, il centrocampista la scorsa stagione in D fra Latina e Campobasso, dunque è stato confermato anche l'esterno difensivo Colarieti. Intanto per quanto riguarda le altre notizie anche di mercato dilettanti, Cioci qui in foto, il bomber ormai 48enne visto per tanti anni a segnare davvero tantissimi gol in Umbria, lascia il campo e diventa nuovo DS dell'Orvietano. Proietti, avvocato di Bandecchi, presidente onorario e sponsor del Massa Martana, fuso invece all'Assisi Subasio. E parlando di Ternana, abbiamo citato Bandecchi, Lucarelli è fatta. Il tecnico livornese rescinde il contratto col Catania ed è pronto a sbarcare il rossoverde. A breve l'incontro decisivo per il club di Via della Bardesca, è sempre stato proprio Lucarelli il primo profilo, ricorda proprio il Corriere. Tattico e grintoso, giocherà con il 4-2-3-1, tutto quello che vuole il presidente Bandecchi, dunque per quanto riguarda l'ex bomber del Livorno, visto con un davvero per pochissime settimane qualche anno fa, anche sulla panchina del Perugia, subito esonerato dal presidente Santo Padre. Eccellenza, il Bastia punta sul settore giovanile, Internò confermato direttore tecnico. Ancora volle Superlega, la Sircona dal gran completo, anche Zimmermann in foto, proprio il regista tedesco che si è inserito nel gruppo, definita la formula della Coppa Italia, Perugia è già ai quarti di finale. Intanto automobilismo, trofeo Fagioli, iscrizioni aperte, al via anche i piloti stranieri. La 55esima edizione si correrà a Gubbio, ovviamente, Gubbio Madonna della Cima, senza pubblico, prevista la diretta TV. In foto lo scorso anno, il podio dello scorso anno con Merli che ha sollevato il trofeo arrivando primo di Nantes. Anzi, a Fagioli e Zardo. Questo per quanto riguarda dunque il Corriere, che ricorda anche nel tennis che Seppi e Cecchinato saranno al Città di Todi internazionali al top. Il circuito riparte con il botto, si gioca dal 15 al 23 agosto. Anche Travaglia, Del Bonis, Mager, Caruso e Carbajes Baena a caccia dei 100 punti che mette in palio il Challenger ATP, che si giocherà proprio nella città Tuderte dunque. E passiamo alle notizie anche sulla Nazione, sempre di carattere sportivo per quanto concerne la nostra rassegna stampa. Anche qui Perugia calcio in primo piano, Perugia che ricordiamolo giocherà la partita decisiva per la sua stagione venerdì a Venezia. Col Venezia Odda un conto aperto, biancorossi sconfitti nella gara di andata al Curi, capo che costò la panchina al tecnico, le scelte dell'allenatore per la rivincita di domani sera dunque alle ore 21. Intanto per quanto riguarda il ricorso del Trapani, che potrebbe avere un punto in più e dunque sperare anche ancora nei play-out, c'è incertezza sulla data. Il Trapani fresco trionfatore a Perugia nell'ultima gara di campionato. Ultimi 90 minuti di fuoco, sono 5 verdetti già emessi, 15 squadre ancora con un obiettivo, quota salvezza mai così alta nella storia recente dunque. E le parole dell'avversario Modolo, non dobbiamo pensare al pareggio, ha dichiarato proprio il giocatore del Venezia. E poi passiamo alla Ternana, Lucarelli è il nuovo allenatore, arrivano anche Vanigli e Conticchio, si legge proprio sulla Nazione per quanto riguarda lo staff di Lucarelli, Vanigli e Conticchio, compagni nell'epopea di Lecce proprio con il tecnico che sta per approdare alle Fere. Serie D intanto col progresso del Foligno, preso San Severino, ATP Challenger di Todi, per il tennis in arrivo tanti big da Seppi a Del Bonis, quindi Giuliano Cioci, anche qui ricordato nuovo DS dell'Orvietana, e basket Serie D la Virtus Terni conferma Pasquini, Picchiarati e Grilli per quanto riguarda il suo roster. Volley, pallavolo Perugia in gaccia intanto Martina Tiberi che due stagioni addietro era nelle file di Trevi in B1, mentre Sir Perugia allenamento al completo, ci sono anche Zimmermann e Plotnischi, ricorda proprio la Nazione. E poi sempre dalla Nazione questa storia calcistica che riguarda però anche uno spaccato di vita.
promosso in via laureato, ora lascio il calcio. Alessandro Spanò, che è stato anche avversario del Gubbio nell'ultima stagione, capitano della Reggiana, che ha alzato al cielo proprio la Coppa dei Playoff DC, ha vinto il campionato e ha discusso però al contempo proprio nei giorni scorsi anche la tesi di laurea, e ora ha deciso di volare all'estero per una borsa di studio di 20 mesi, lasciando così il calcio. Addio al sogno da bambino, avrei potuto giocare contro i campioni e guadagnare tanto, ma ho altri progetti, ha detto proprio Spanò. La Nazione ricorda anche altri giocatori che si sono laureati. Uno di questi è Lamberto Boranga, che ben conosciamo per aver visto per tanti anni sui campi umbri, che si laureò in biologia e medicina. È cresciuto nel Perugia, esordì in Serie A con la maglia della Fiorentina nel campionato 66-67, militando poi con tantissime squadre, tra cui anche il Foligno. Ancora oggi si diverte giocando nei campi di periferia. Un altro è l'ex allenatore del Gubbio, oggi alla Juventus Under 23, ha vinto la Coppa Italia di Serie C, Fabio Pecchia, che si è laureato in giurisprudenza. L'ultimo è Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che si è laureato con 110 e lode proprio in Business Administration per quanto riguarda i calciatori con la laurea. Questo dunque sulla Nazione. Vediamo allora anche le notizie sul Messaggero, sempre di carattere sportivo. Grifo tra salvezza e rivincita. Domani al Penso i grifoni saranno obbligati a vincere nella partita più importante di tutte le ultime stagioni. All'andata col Venezia Oddo perse partite panchina e lo spogliatoio si legò al dito il gesto di Montalto, che esultò dopo il gol segnato, l'ex Ternana, sotto la curva del Perugia in maniera alquanto provocatoria. Da ieri la squadra in ritiro a Mestre, torna Sgarbi, c'è buon aiuto in forze. E l'altra storia, il Messaggero ricorda quella sfida a Piacenza di 20 anni fa e la vittoria del Cagliari a San Siro. A guidare quel Perugia c'era Nevio Scala, il tecnico visto per tanti anni anche alla guida del Parma. Sir, si riparte subito, Supercoppa a settembre, ricorda ancora il Messaggero. Foligno, arriva l'ex Perugia Giulio Sanseverino. Todi ad agosto, l'ATP Challenger 100 con tante stelle, da Seppi a Del Bonis. E poi Lucarelli, porte aperte anche sul Messaggero. Il Catania non gli ha rinnovato l'incarico, ora la squadra rossoverde può diventare un'opportunità più che concreta. Lui non si sbottona, ora me ne vado un po' in vacanza Ibiza, poi prenderò delle decisioni. 4 le proposte dunque da valutare. Dopo aver fatto tanta gavetta vorrei giocarmi le mie carte sposando un progetto alto, ha detto Lucarelli. Il calcio dilettantistico invece vuole ripartire, l'Orvietana punta su Cioci e Cavalli, il signore del gol Giuliano Cioci sarà il direttore sportivo, siamo certi della qualità professionale e umana di entrambi. Mentre rugby Ternano, Serena Eleonora, le signore d'esportazione della palla ovale, qui Serena Settembri in azione, il ritratto proprio delle due atlete ternane. Dunque, questo per quanto riguarda anche le notizie sul Messaggero. Chiudiamo con il meteo e le previsioni che prevedono ancora caldo, ancora più caldo anzi, con sereno su tutta la regione, con locali foschie fuori al primo mattino nelle pianure e nelle valli, venti deboli dunque in aumento, temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Farà ancora più caldo domani, ricorda proprio il meteo a cura di Perugia Meteo, visto che è previsto un'ondata di caldo africano con punte di 40 gradi, previsto secondo il bollettino del Ministero della Salute, bollino rosso anche a Perugia. Dunque ancora caldo africano, così è stato definito in queste ore nella regione. È tutto per questo appuntamento con TRG Mattino. Vi ricordo stasera il nostro TG Sera 19:30 e 20 e 20 poi in replica, e l'appuntamento invece con la nostra rassegna stampa di TRG Mattino, che tornerà domani dalle ore 7:30. Grazie a tutti e buona giornata.